10. Namaste, io sono Easter Brave, bentornati in un altro episodio di Spelunky per la rubrica 10-10, la rubrica bisettimanale che riporta 10 giochi in 10 giorni. Sono un pro, me l'avete scritto nei commenti, sì, no, in realtà non sono assolutamente un pro di questo gioco, ma ci stiamo provando, vediamo fino a che punto riusciamo ad arrivare, giochiamo un'avventura anche oggi, vediamo se pian piano riesco ad andare più avanti. Direi che prendiamo oggi il personaggino rosso perché è il mio colore preferito, vediamo un po' che cosa ci capita e vediamo se è anche diverso rispetto a quello che abbiamo già visto. Chissà, il nostro amico Mohammed Abdul Jabbar Im Jabir Abudin Im Jabir Al-Sharibi, non so se qualcuno se lo ricorderà perché è di Gothic 2 in realtà questo personaggio, ma chissà, tra l'altro il Gothic 2 che vedrete prima o poi sul canale. Vediamo subito come siamo organizzati, abbiamo ovviamente questo per andare un po' più veloce. Direi che possiamo cominciare da un'uccisione qua. Questo cambio di tempo ogni volta mi incasina. Il cambio di tempo, cioè incasina, in realtà non mi incasina, però è molto bello, devo dire. Andiamo ad andare su di qua. Facciamo così uccidiamo un altro, ma niente bei regali. Lasciamo giù qui questa con B, ok. Ho tirato la corda più piccola del mondo. Vediamo di finire qua sotto. Uccidiamo questo e facciamo il giro di là, ok. Si può saltare almeno due. Lì c'è un po' di roba dentro, ma meglio lasciarla perdere. Non pensavo di saltare così in alto. Andiamo giù di qua, vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare. Ho già perso un sacco di energia, ma vediamo se ce la facciamo lo stesso. Qua lasciamo la bomba qui. Pam, 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 pam. Qua lanciamo questa. Ok, vediamo se ce la facciamo trovare qualcosa di decente. No, stiamo trovando solo monete da 500 ogni tanto e basta. E il mio amico cagnolino o donzella o quello che è. Eccolo qua, adesso lo sento. Ah, c'è la donzella là sopra. Di spostare questo qua, allora di piantare questa così riusciamo a salvare lei e nel frattempo ci becchiamo anche un po' di cose. E vieni pure con me. Hop. Ok, e ce ne andiamo via anche noi. Non ho recuperato proprio tutte le monete, ma l'intento in queste partite è cercare di arrivare più avanti possibile e cominciare a capire un po' il gioco. Gli oggetti un po' li cominciamo a capire, ma c'è ancora tanto lavoro da fare. Qua prendiamoci questo, vediamo se c'è qualcosa da esplorare qua intorno. C'è il ragnone gigantesco. Ok, facciamo così direttamente. Abbiamo ucciso un ragno gigante, un ragno grande come un'auto, in trappola alle prede, in ragnatele appiccicose che a quanto pare spariscono dopo un po'. Quindi abbiamo trovato un altro nemico nuovo. Qua c'è una voce aggiunta che è la colla. Ricopri le bombe con questa colla che si attaccano praticamente a tutto. Utilissima come cosa. Ok, quindi, ops. Ok, l'abbiamo lanciato per sbaglio, ma va bene. Volevo prendere. Non posso prenderlo? Devo farlo saltare in aria? Forse devo farlo saltare in aria. Comunque adesso abbiamo la colla. Vediamo di andare avanti allora e cerchiamo di capire dove esattamente. Qua possiamo andare avanti tranquilli. Attenzione di là che mi spara quella cosa là. Chissà come si fa a prendere quella. Ok. C'è qualcosa di utile qua dentro? La bussola che compriamo, il sacchetto di bombe che compriamo e compriamo anche la scatola di bombe che penso mi dia ancora più bombe, ma va bene lo stesso. Andiamo pure di sopra. Ce la facciamo andare di sopra? Au. No, volevo fare un giro di questo tipo, ma effettivamente non possiamo più tornare su. E allora andiamo giù. Abbiamo l'uscita indicata. Ah.
la macchina fotografica. La macchina fotografica più costosa sul mercato, sorridi. E vabbè, ci portiamo via la macchina fotografica. A forte di sbagliare tastini, abbiamo comunque trovato qualcosa e ce ne andiamo via con la macchina fotografica. Non so se ci dia qualcosa di interessante. Niente, abbiamo recuperato 9600, un po' di roba, ma c'è ancora tanto da fare. Cosa facciamo qua? Ah, possiamo fotografare con la macchina. Vabbè, ok, stordiamo i nemici. Non so, ma ho stordito dei nemici. Ne ho anche ucciso un po'. Forse c'è qualcosa di speciale da fare con questa cosa, ma per adesso non c'è nulla di che. Qua lasciamo la bomba qui. Mi sono quasi fatto saltare in aria da solo. Vediamo se succede qualcosa. Qua c'è l'altare del sacrificio. Ah sì, ok. Li possiamo stordire, però così sono morto. Allora, visto che è così veloce, facciamo pure un avvio rapido. Riniziamo subito e cominciamo subito sbagliando di netto. Posso lanciare anche verso il basso, sì. Facciamo un cagnolone. Vediamo di esplorare bene un po' il tutto e magari facendo un paio di run di seguito ci intratteniamo un po' meglio. Ok, qua non c'è tanto spazio in manovra, quindi andiamo pure di là. Magari distruggiamo un po' di questa nel frattempo. Ok, allora, cane, vieni con me. Cane lo usiamo per uccidere roba, più o meno. E mettiamo questa giù. Perfetto, qua possiamo anche andare a fare il giro per di qua. Sto prendendo troppo danno, vediamo di andare da questa parte. Intanto abbiamo imparato cosa sono la bussola, che c'è una bussola tra l'altro. Ok, il cane rimbalza fin qua, quindi usiamolo per recuperare un po' di cose. Non so esattamente a cosa serve il cane, ma okay, intanto si è beccato una freccia nel sedere, però almeno fin qua ci riusciamo ad arrivare. Au. Ottimo, e fin qua ce l'abbiamo fatta con pochissima energia, ma almeno il primo schema lo finisco abbastanza consistentemente. Volevo vedere se c'è un bonus che ci viene dato dall'aver recuperato il cane o no. In questo caso non sembra, ma probabilmente c'è qualcos'altro che non vedo in questo momento. Qua no, lancio a 45 gradi questa cosa, quindi devo stare un pochino più attento. Era giusto per vedere la distanza con cui mi colpisce. Vabbè, abbiamo fatto un test. Avvio rapido subito. Vabbè, ho sbagliato a premere, ma facciamo pure un avvio rapido perché questo video lo facciamo durare un po' di più, visto che effettivamente devo imparare parecchio questo gioco. Anche se uno probabilmente è uno dei più vecchi di quelli dei 10 che stiamo vedendo, se non sbaglio. Ok, questo si può uccidere così. Magari qua sopra io ci andrei, visto che c'è un sacco di roba. Possiamo andare di qua, così imparo anche un po' di platforming abbastanza facile. Vabbè che ci becchiamo le legnate, sono preso il danno da caduta, maledetto. Vabbè. Stare attenti con queste cose, avvio rapido subito. E stavo per ricompiere lo stesso esatto errore. Stavolta siamo stati un po' più cauti e vediamo allora cosa fare. Tra l'altro interessante che io posso posso più o meno appendermi a queste cose. Qua bisogna fare un bel salto lungo, quindi prendiamo una bella rincorsa, ci prendiamo danno, ma devo stare attento di più con i lanci qua. Questo mi permette di andare qua sotto e di saltare da questa parte. Quello però meglio non toccarlo, quindi andiamo giù. Ok, perché se non ci...
Devo sempre ricordarmi queste cose qua. Qua possiamo andare di qua, aspettarlo e lanciargli addosso questa. No, non ha funzionato, quindi usiamo questa qua. Sento il cane che viene da questa, che è questa, questa parte, sì. Perfetto. Ops. Sbaglio sempre i tasti, ma va bene. Questi possiamo saltarci sopra. Il cane lo usiamo per questo anche. Oh, non mi sono fatto danno. Male, male. Quindi lui lo portiamo qua dentro. È morto? Cioè, il cane è morto direttamente. Quindi non posso portarmelo via. Ok, sappiamo che il cane muore anche a un certo punto. Così come probabilmente anche gli altri tipi di persona da salvare. Qua usiamo questo per... Devo lanciarlo un po' più in alto. Ma va bene lo stesso, perché tanto non mi interessa quella. Possiamo fare così e prendere lui e cadere giù. Ok, mi one shotta questo. No, mi ha fatto parecchio danno. Avvio rapido ancora una volta, dai. Pian piano lo impariamo. Bisogna giocarlo tanto tanto questo gioco. Quello voglio provarlo più e più volte per cercare di capire se riusciamo a capire le dinamiche bene di questo gioco. Allora, fin qua ci siamo. Sicuramente è meglio mettere la bomba magari dove c'è dell'oro che luccica, tipo qua sopra o cose del genere, se devo proprio scendere. Magari non distruggere tutto subito, ma raccogli magari queste cose che magari ti possono servire, tipo per uccidere questo. Qua lasciamo questa giù. Perfetto. Qua facciamo così. Oh, tre bombe. Bene. Qua ne lasciamo una. Ormai ho imparato un po' almeno la dimensione che hanno queste bombe. L'esplosione di queste bombe, e pian piano imparerò anche il tasto giusto da usare. Possiamo andare di qua, scendere qui, scendere qui, scendere qui. Questo si muore così. E dov'è l'uscita? Adesso lo scopriamo. Allora, tu vieni qua, facciamo così, qua saliamo, qua saltiamo di là, facciamo tutto il giro indietro. Attenzione a quelli. Adesso scendiamo di qua. Perfetto, mi ha fatto tutto il giro della mappa. E lei la posso lasciare un attimo. Qua lanciamo questa perché non si sa mai. E qua camminiamo avanti. Ah, è qua l'uscita. Ah, però facendo così mi sono incuneato da solo. Quindi andiamo pure avanti. Ok, fin qua ci siamo. Tra l'altro, modi per recuperare energia ce ne sono? Per adesso non sembra, ma magari li troveremo. Allora, sicuramente queste è meglio prenderle e lanciarle, piuttosto, se ci sono nemici dentro. Qua gli sono corso incontro con un pirla, ma va bene. Vediamo cosa c'è in fondo di qua. Di qua c'è la pistola, il raggio congelante, il fucile, il macete e la pistola ragnatela. Mi piace molto il macete. Ok, quindi abbiamo un macete che ha più gittata probabilmente. Oggetti, fatemi vedere, gli occhiali, abbiamo visto quanti a baseball, le scarpe, la colla, eccetera. Fai fettine e mostri come fossero burro. Ok, quindi abbiamo un'arma più potente, un sacco di armi qua. Quindi il tipo di negozio cambia anche. Siamo morti di danno da caduta? No, quasi. Quindi adesso io posso andare qua e uccidere tutti quelli che voglio. Attenzione al danno da caduta, stavo dicendo. Sì, quindi abbiamo decisamente più gittate in questa maniera. E nonostante questo prendiamo un sacco di danno, perché sono sempre io. Questo non dimenticatevelo mai. Abbiamo recuperato 800 di questa cosa. Questo lo uccidiamo qua. Bella l'animazione, tra l'altro. E ce ne andiamo via? Sì, ce ne andiamo via senza nessuno. Vabbè, abbiamo recuperato un oggetto da questo piano e via.
e pian piano impariamo anche i vari oggetti che ci sono. Ci sono tante armi diverse, tra l'altro. Allora, qua direi che possiamo andare giù, uccidere questo. Questo è un po' tricky come salto, ma in realtà era molto semplice, ma non voglio, avevo voglia di perdere tempo. Capiamo come funziona. Ok, decisamente qualcosa che non dobbiamo fare, o forse qualcosa che dobbiamo fare per portarcela via. Ottimo, questa la prendiamo e la lanciamo là. Ah, qua, ok, questo lo possiamo usare anche per coprirci un po'. Au, sono lanciato in testa una cosa. Questa la piazziamo qua per uccidere tutto. Non abbiamo ucciso niente in realtà. Andiamo in fondo da questa parte, magari questo lo usiamo. Ok, ha funzionato lo stesso. Prendiamo questo e fin qua ci siamo e vediamo un po' di capire. Ok, vediamo un attimo. Contro questi tranquillo, contro questo tranquillo. Ok, scendiamo giù di qua. E qui mettiamo una bomba qua per evitare di scendere troppo. Vabbè, andiamocene via. Vediamo se riesco ad arrivare più avanti possibile in questa maniera. Finalmente abbiamo finito l'1-3, eh? Non vedo nulla. Quindi siamo nell'1-2 delle miniere. Là vedo che c'è un ragno gigante a cui ho fatto prendere fuoco. Sto girando completamente a caso perché non ho modo di illuminare nulla, perché la torcia è là sotto. Quindi prendiamo la torcia almeno. E qua piazziamo una bomba. Potrei andare, anzi, a posto che usare la bomba, potrei anche spingere questo. Ok, ho spaccato qualcosa. E qui non posso usare bombe, quindi proviamo ad andare qua dietro da questa parte. Possiamo illuminare quello. Qua usiamo una bomba qua, allora per andare avanti. Ah, ok, quindi la torcia posso usarla come arma, giustamente. E come faccio ad arrivare là sotto? Spingo qua. Questa la illuminiamo così. Questa illumina quella, bene. Questa illumina questa. Dai che cominciamo a vedere un po'. Ottimo. E possiamo prenderci la colla e la scatola di bombe. Abbiamo 12 bombe adesso. Sono anche la scatola di bombe, non l'avevo mai preso, ma comunque c'ha un sacco di bombe. Questo ci dà anche 3 di queste cose, delle corde, e andiamo pure via. Ok, abbiamo ancora la torcia, ma è spenta, non serve più adesso. Però serve a uccidere questi, magari. Ok, quindi questo non muore, sembrerebbe. Ah no, muore dopo 2 colpi. E questo è un scorpione, un arachnide predatore con una culo per il... Ok, allora. Adesso abbiamo un sacco di bombe, quindi magari sfruttiamole. Ok,
dovremmo riuscire ad andare. Ottima indicazione Antonio su quello. Là c'è il cane, attenzione a questo, possiamo saltare sopra come mi avete giustamente consigliato. E facciamo così. Ah ok, ha già sparato la sua cosa. Andiamo a prendere il cane allora. Qui cosa c'è? Scatola di misteri, fucile, raggio congelante e sacchetto di bombe. E là c'è anche una chiave. Potrei bombardarlo, ma mi sa che è una cosa molto brutta. Potrei anche prendere quello se avessi qualche soldino in più. Però se faccio così non torno più su. Qua facciamo così. No. Così. No. Così. Ok. Non mi ha colpito. E se piazzo una bomba qua? Ok, ho spaccato tutto ma non basta. Come faccio a tornare su? Non torno più. Ah sì, c'è questo. Vabbè, adesso che ho 11.000 andiamo a vedere la scatola di sorpresa cosa contiene. Acquisti per... grazie per gli acquisti. Ah, ok. Ah, quindi ok, gli occhiali mi fanno vedere dove sono le gemme, cose del genere, quindi molto bene, mi serve per andare a recuperare altre gemme. Senti un brivido lungo la schiena, questa è una roba brutta perché abbiamo il mostriciattolo che va in giro. Qua cosa facciamo? Vorrei piazzare una bomba qua. No, e allora andiamoci via che c'è il fantasma che ci insegue. Ok, a che punto siamo? Siamo all'1-3, siamo tornati indietro. Miniere 1-4, quindi c'è qualcosa che ci fa tornare indietro forse. Gira la ruota, giriamo. La musica la conosciamo molto bene. Hai vinto il jackpot intanto. Qual è il jackpot? Ah, perché, ok, c'è il regalo che sono gli occhiali che abbiamo e il jackpot è altro più soldi. Quella lì è una musica che conosciamo molto bene perché è di Northern Lion, è delle robe animate di Northern Lion, se non sbaglio. Allora, qua proviamo a fare così e andiamo via. Cosa di molto brutto è successo, che ha spaccato tutto il livello, ma non mi permette di prendere questa. Sì, credo la palla sia venuta qua a distruggere tutto. Però io mi sono preso questa e mi prendo anche lui. E ci andiamo via con lui. Dopo che ho recuperato magari qualche altra gemma. C'è qualcos'altro interessante qua in giro. Ah, eccolo qua la palla. Andiamocene via prima di morire. Via. Sono l'uomo delle gallerie. Scavando in una scorciatoia ho trovato un enorme masso che blocca il passaggio. Puoi darmi una bomba così lo faccio saltare in aria? Certo. Grazie, non te ne pentirai. Ok, abbiamo una cosa nuova sul diario scritta. Oltre che abbiamo il bacino del nostro amichetto. Ok, finalmente siamo nella giungla. Diamo un attimo un'occhiata alle trappole? No. Vabbè, capiremo poi cosa vuol dire questa cosa. Intanto cerchiamo di capire questo posto. Qua c'è già roba che esplosa. Ah, ci sono i piranha. Ok, siamo morti coi piranha. E direi che abbiamo comunque fatto un bel po' di lavoro. Ah, quella era l'icona del salvataggio. Continuo perché abbiamo comunque fatto qualcosa di interessante. Adesso abbiamo questo
pian pianino stiamo cominciando a sbloccare quello che è l'uomo delle gallerie, il signore delle gallerie. Ci vediamo a domani, dove giocheremo ad Oklos, sempre per la rubrica Ten Ten, 10 giochi in 10 giorni. Io sono Alistair Brave, namaste.